Ho perso in fondo, dai, che così entrano e escono da lì. Tutto qua. Ho detto che fai segno tu, ma in realtà 10, vai. Vai. Prima fila. Prima fila. Sempre. Sempre, fai domanda. Che avrà tante domande. Bene. Buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti, benvenute a questa serata dedicata a un tema diverso da quelli precedenti. Per chi ci ha seguito, vabbè, io sono Paolo Pedrini del Muse e da anni organizziamo assieme ad altri amici e amiche queste iniziative dedicate alla fauna nei contesti montani e non solo, infatti la prossima sarà sul Mediterraneo. E oggi, dopo tanto dialogare sui grandi carnivori, sui medi e tra le marmotte e il lupo, abbiamo fatto quest'anno, entriamo nel mondo alato, nel mondo degli uccelli che sono, diciamo, il tema e la passione di alcuni che vedo in sala e la curiosità, penso, di molti che vanno in montagna. Fra un po' inizieranno a cantare, tutti si chiederanno ma chi è questa specie che canta così difficile da riconoscere. Comunque gli uccelli, oltre a essere belli e affascinanti, per un ornitologo come sottoscritto, sono anche degli validi indicatori ambientali. Sono animali che ci dicono come stanno andando le cose, come stanno cambiando i nostri contesti agricoli, come stanno cambiando anche le nostre montagne. Ecco, oggi parleremo appunto di quello che è il cambiamento in atto in un contesto, in una regione a noi cara, che sono le Alpi, e lo faremo con due grandi esperti ricercatori, direi anche con un team molto importante dell'Università di Torino, capitanato da Dan Chamberlain e con il suo valido ricercatore postdoc Riccardo Alba, che ci hanno dato la loro disponibilità a tornare in Trentino, parlo per Dan, perché è da oltre 10 anni che abbiamo contatti con lui, per parlarci appunto di una delle loro linee di ricerca importanti, che è quella relativa all'avifauna degli ambienti montani. Dan è anche coautore di un libro importante, che trovate anche in libreria della Cambridge University, Ecology and the Conservation of Mountain Bird, che vi dà un po' lo spessore, diciamo, del nostro relatore e dei nostri relatori che oggi ci parleranno di questi argomenti. Andremo a lavorare, a viaggiare nella montagna con uno sguardo particolare delle Alpi più alte, che sono le Alpi occidentali, e andremo quindi a capire quello che sta accadendo e quello che gli uccelli ci possono raccontare in questo. È un aspetto che a noi caro, anche come museo, perché le idee di lavorare sugli ambienti d'alta quota le abbiamo appunto sviluppate con Dan nei 2010, le abbiamo poi portate avanti in vari territori, Parco Paneveggio e Palais San Martino, con collaborazioni col Museo di Bolzano, con alcuni dottorati che ci hanno aiutato in questo, Davide Scridele è uno di questi, con l'aiuto anche dell'Università di Milano, Mattia Brambilla, che qualcuno di voi conosce, nostro collaboratore, adesso professore all'Università di Milano, e quindi abbiamo contribuito, se vogliamo, a quella che è la rete degli studi su questo aspetto molto interessante. Ultimamente lo facciamo con l'aiuto anche di Chiara Bettega, che fa parte di, diciamo, quel team che sta studiando i movimenti e i comportamenti del fringuello alpino, col cui presente anche aiuto fisico di Gilberto Volcan nel parco di Paneveggio e Palais San Martino. Ecco, quindi per dirvi che è un tema sentito, un tema che può, diciamo, accompagnare tutte quelle che sono anche le nostre aspettative di conoscere il nostro territorio. Quindi, che dire, ringrazio Dan per la sua presenza, Riccardo anche, vi do il benvenuto e lascio a voi poi lo spazio per le domande, mi raccomando, piccanti, forti, perché avremo
tante risposte su questo, e ci muoviamo in questo mondo affascinante e con l'aiuto vostro scopriremo quelli che sono gli aspetti della natura che ci circonda in alta quota. Grazie per la vostra presenza. Grazie Paolo. Ok, prima cosa, sono inglese. Vi chiedo un po' di pazienza, perché il mio italiano non è perfetto, un po' di un accento. Infatti mia moglie italiana dice che io parlo italiano come stagno ed olio. Quindi mi dispiace se c'è qualcosa veramente incomprensibile, meglio chiedere Riccardo qui, ok? Allora, c'è le luci? Ok. Allora, mi occupo di ecologia alpina da 2010, mi sono spostato da Inghilterra in 2010. Il mio gruppo ha studiato diversi aspetti di ecologia alpina, soprattutto sugli uccelli. Per esempio, abbiamo studiato la distribuzione e l'abbondanza delle specie lungo gradienti altitudinali. Abbiamo anche studiato il successo riproduttivo di diverse specie, per esempio la Pasqua Scopaiolo o la Bigerella. La statistica avanzata è una parte maggiore di ecologia. Quindi noi abbiamo preso un approccio modellistico per prevedere le distribuzioni future delle specie sotto diversi scenari di cambiamento climatico. Ne parlerò un po' più dopo. Come ho detto, lavoriamo soprattutto sugli uccelli, ma non solo, abbiamo fatto anche un po' di entomologia. E ci interessano anche gli habitat chiave per gli uccelli. Per esempio, Riccardo qui ha appena finito il suo dottorato sull'effetto delle valanghe sugli habitat, se praticamente le tracce delle valanghe come habitat chiave per gli uccelli. Attualmente abbiamo un grande progetto sul cul bianco, una specie tipica della prateria alpina. So questo sarà la seconda parte della presentazione, Riccardo ne parlerà tra poco. Come ha detto Paolo, grazie per la pubblicità, sulla base delle mie esperienze in montagna, l'anno scorso abbiamo pubblicato questo libro, Ecology and Conservation of Mountain Birds, mi dispiace non è disponibile in italiano. Sono stato capo editore, infatti, e useremo alcuni esempi da questo libro durante questa presentazione. Praticamente la mia parte della presentazione è un review dell'evidenza degli impatti del cambiamento climatico sugli uccelli alpini. Ma prima vorrei fare una domanda. Perché le montagne sono importanti? Non solo per gli uccelli, non solo biodiversità, ma per noi. Perché sono posti belli. Facciamo l'escursionismo, andiamo a sciare, quindi sono posti importanti per il nostro tempo libero, anche per il nostro benessere psicologico, secondo me. No? Per la qualità della nostra vita, ma non solo, forniscono i servizi ecosistemici importanti. Che cosa sono i servizi ecosistemici? Sono i benefici che derivano dagli ecosistemi naturali, cioè benefici per noi. Un bel esempio, acqua. Possiamo dire che le montagne sono le torri idriche del mondo, non solo per acqua da bere, ma anche, per esempio, dell'elettricità, no? Idroelettricità. Quindi le montagne sono importanti. E ovviamente sono importanti per la biodiversità. Questa mappa mostra gli hotspots
di biodiversità in Europa, area di ricchezza specifica alta, per esempio. La maggior parte degli hotspots sono in montagna. Vediamo lo stesso andamento anche a livello globale. Le parti rosse sono gli hotspots di biodiversità a livello globale e circa il 50% degli hotspots si trova in montagna. Se noi lavoriamo soprattutto sugli uccelli di montagna, ma che cos'è un uccello di montagna? Le specie specialiste sono sicuramente importanti. Che cosa sono? Quelli di alta quota, che non scendono molto, come la cotonice qui. Ma non dobbiamo dimenticare altre specie, forse specie generaliste, cioè quelli che sono più o meno diffuse anche in pianura. Ma se ci sono in montagna, per noi sono anche uccelli di montagna. Un esempio lì è la cincia mora, è molto comune nelle foreste di conifere e montagna, ma anche abbastanza comune ad una quota bassa. Comunque, senza un dubbio, le specie più importanti e le specie più minacciate sono le specie specialiste. Un bel esempio è il fringuello alpino. Questa specie è proprio una specie di alta quota. Si trova questa specie sopra il limite degli alberi, normalmente nelle Alpi almeno, sopra 2000 metri, e rimane lì praticamente per tutto l'anno. Scende un po' in inverno, ma non molto. Quindi è proprio una specie di alta quota, una specie specialista. Ma ci sono anche altre specie speciali in montagna. Questa specie molto molto apprezzata dai birdwatchers, dagli ornitologi, ovviamente il picchio muraiolo. Non è proprio una specialista di montagna, ma è una specialista delle pareti. Si trovano tante pareti in montagna, ovviamente, quindi è un uccello delle montagne, ma non è una specialista di alta quota. Ma, come ho detto, altre specie, non specie specialisti, possono essere importanti. Un bel esempio è lo zigolo giallo. Lo zigolo giallo non è proprio un uccello di montagna, ma adesso è più comune lì perché la specie non sopporta l'agricoltura intensiva. Infatti ci sono parecchie specie che non si trovano più a bassa quota, ma queste specie trovano un rifugio in montagna, quindi le popolazioni in montagna sono importanti. Ovviamente ci sono tante altre specie, non solo uccelli, ci sono tante specie speciali in montagna, ben conosciuti, mammiferi come camosci, lo stambecco ovviamente. Anche ci sono tanti invertebrati endemiche. Questa specie di farfalle è endemica alle Alpi, non si trova la specie in nessun altro posto. E ovviamente ci sono tante piante, io non so quasi nessuno delle piante, ma è un esempio bello secondo me. Le montagne sono anche di grande interesse per gli scienziati. Dal tempo di Alexander von Humboldt, le montagne sono considerate laboratori viventi, ok? Sono posti ideali per studiare l'ecologia e l'evoluzione delle specie dovuto la diversità di habitat in un'area relativamente piccola, no? Von Humboldt era il primo che ha studiato le diverse zone di vegetazione, ha fatto il lavoro in America centrale, nei tropici almeno, no? Noi abbiamo anche le nostre zone qui, in un transetto, se facciamo un transetto nelle Alpi di pochi chilometri,
troviamo le foreste, gli arbusti, le praterie alpine e poi eventualmente le zone con poca vegetazione o senza vegetazione. Quindi una diversità di habitat e quindi una diversità di specie e un'area orizzontale abbastanza piccola. Quindi siamo d'accordo che le montagne sono importanti, sì? Bene, ok. Nonostante che gli uccelli di montagna siano importanti, sono relativamente pochi studiati. Qui, questo è dal nostro libro, abbiamo fatto un tipo di review della letteratura ornitologica e abbiamo semplicemente contato il numero di pubblicazioni per ogni habitat, ok? Quindi foresta e bosco a livello basso ci sono tantissime pubblicazioni, anche abbastanza per esempio per un terreno agricolo, un ambiente urbano, ma per quanto riguarda gli uccelli alpini, relativamente poche pubblicazioni, quindi non sono ben conosciuti. Forse è una sorpresa anche delle specie abbastanza comuni, come il cuo bianco. Non sappiamo molto di queste specie ad alta quota. Ma almeno in Italia abbiamo un'idea degli andamenti delle popolazioni dai dati da MITO, no? il programma di monitoraggio, e questa pubblicazione è fatta regolarmente dall'IPU, e sono indicatori di popolazione. Un indicatore in questo caso è un riassunto degli andamenti di tante specie. In questo caso ci interessa, dove sarà, la linea gialla perché è l'indicatore per le praterie montane. E vediamo che dall'anno 2000 c'è un declino di circa 20%. Quindi qualcosa sta succedendo nelle montagne. Ok, la situazione è peggiore per gli uccelli della pianura, ma comunque ci sono dei declini. E se guardiamo le specie, you know, specie per specie, vediamo che tante specie di montagna sono in declino. Qui rosso significa un declino severo, giallo significa un declino moderato. Comunque c'è un declino della popolazione in cul bianco, merlo dal collare, prispolone, spioncello e stiacino. Non tutti vanno male, passo scopaiolo va bene, ma in generale c'è un trend negativo. Perché? Non sappiamo di sicuro, ma molto probabilmente il cambiamento climatico ha un ruolo, c'è un effetto. Allora, non voglio dire quasi niente del cambiamento climatico, vorrei dire solo una cosa: non c'è nessun dubbio che c'è il cambiamento climatico, ok? Ma in montagna gli effetti possono essere anche più severi. Ad alta quota il tasso di riscaldamento è più rapido, più alto. Per esempio, nelle Alpi europee il tasso di riscaldamento è quasi la doppia della media globale. Aspettiamo che questo trend continuerà nel futuro. Allora, la maggior parte della mia presentazione, qual è l'evidenza, quali sono le prove degli impatti del cambiamento climatico sugli uccelli alpini? Prima, effetti diretti, cioè effetti della temperatura sulla fisiologia o la sopravvivenza della specie. Sappiamo che tante specie di alta quota cercano le temperature più basse
Per esempio, c'è uno studio su questa specie, la pernice bianca, che ha mostrato che mostra una selezione per i microclima freddi. I microclima sono piccole aree, un po' di ombra, no? Un'area che è un'area esposta a nord. Okay? Non gli piacciono le temperature alte. Perché? Perché probabilmente ci sono effetti fisiologici negativi. Due esempi. Questa specie non è un uccello delle Alpi, è esiguo delle neve, ma si trova questa specie nell'Artico, ma anche nelle montagne di Scandinavia e Canada. È molto simile ecologicamente al fringuello alpino. In questa specie hanno fatto degli esperimenti e hanno scoperto che dopo una temperatura o sopra una temperatura di 34 gradi c'è una rapida perdita di acqua per evaporazione. Quindi questo effetto potrebbe essere molto dannoso, probabilmente ci sarà un effetto sulla sopravvivenza dell'uccello. Per la pernice bianca questa temperatura è bassa, quindi c'è una perdita rapida di acqua sopra temperatura di 27 gradi. Probabilmente siamo lontani di temperature medie così, ma comunque sappiamo che le onde di calore, stanno diventando sempre più frequenti. È assolutamente possibile che le Alpi in estate raggiungano una temperatura così in un giorno, ok? Quindi a questo punto ci saranno un danno fisiologico all'uccello. Non sappiamo se veramente ci sono effetti sulla sopravvivenza nella pernice bianca, ma c'è evidenza in altre specie, il gracchio alpino, di nuovo una specie di alta quota. Questo studio è da Francia, ok? In quell'area qui. Hanno un dataset fantastico, no? Hanno seguito più di 9.000 uccelli individui in un periodo abbastanza lungo e hanno scoperto che negli inverni relativamente più caldi e le primavere relativamente più calde la sopravvivenza delle femmine è più bassa, ok? So qui abbiamo temperatura, qui abbiamo la sopravvivenza. Un po' strano forse, perché? Quindi un inverno duro è meglio per questa specie. Il motivo è perché gli inverni più caldi sono anche più piovosi. Okay? E per questa specie, per tanti uccelli infatti, la pioggia è peggio della neve, essere bagnato non va bene. Probabilmente ci sono effetti sul cibo della specie, sulla disponibilità del cibo della specie. Vediamo un risultato simile nel fringuello alpino, in questo caso in un'area in Abruzzo. Okay? Di nuovo, quando le temperature sono più calde, la sopravvivenza delle femmine è più bassa. Muoiono di più, cioè, no? In questo caso, comunque, parliamo delle temperature in estate. E vediamo chiaramente l'andamento, la temperatura e la sopravvivenza, ma niente effetto nei maschi. Quindi c'è evidenza degli effetti diretti del clima, non letteralmente il cambiamento climatico, ma possiamo fare inferenza che ci sarà effetti del cambiamento climatico nel lungo termine. Allora adesso effetti indiretti. Cosa significa? Significa c'è un effetto del cambiamento climatico, non so, sull'habitat o sul cibo, sulle prede, e poi quindi un effetto sulla specie. Ma l'effetto più comune
In quel caso è lo spostamento del limite degli alberi, ok? So qui abbiamo un limite degli alberi in montagna. Normalmente il limite è, come si dice, è definito, no, what do I want to say? Il massimo elevazione è dovuto alla temperatura, ok? Quindi qui al momento la temperatura massima è troppo fredda, gli alberi non possono crescere, ma con l'aumento della temperatura ovviamente sarebbe la possibilità di colonizzare quest'area. Quindi aspettiamo un shift verso ad alto, no? Forse non ho spiegato bene, ma sarebbe più chiaro così. Questa è una piccola animazione, una cresta alpina ipotetica. E possiamo pensare del nostro limite degli alberi, il nostro tree line, si dice in inglese. Ok? Sopra il limite degli alberi si trovano gli habitat aperti, la prateria alpina, la zona rocciosa. E praticamente sono isole, no? Sopra la foresta. Ma con l'aumento della temperatura, il treeline può spostarsi verso ad alta quota e come conseguenza le isole diventano più piccole e alcuni scompaiono. Quindi chiaramente questo effetto porterà una perdita di habitat, una perdita della prateria alpina. E la prateria alpina è dove troviamo queste specie specialiste, il fringuello alpino, il cul bianco, la pernice bianca, anche altri. Quindi è una grande minaccia. E infatti c'è un sacco di evidenza per gli shift, gli spostamenti così. Anche un sacco di evidenza di impatti sulle specie. Un esempio da Svizzera. In un periodo di 29 anni la distribuzione della pernice bianca si è spostata verso la cima, praticamente verso maggiori altitudini. Non era così in ogni parte delle Alpi svizzere, ma in alcuni parti c'è un tasso di spostamento molto rapido, 9,4 metri all'anno. Quindi si aspetta una perdita di habitat, si aspetta un effetto sulla popolazione, e infatti la popolazione di pernici bianche è in declino in Svizzera. Un altro esempio, perché ci sono tanti esempi così, ho scelto questo esempio perché non è un esempio europeo, è un esempio delle Ande. Qui hanno studiato uccelli in un'area montuosa in due periodi, 1985 e 2017. Okay? Un po' complicato, ma qui abbiamo ogni barra è una specie. L'identità non è molto importante. Okay? E quindi ogni specie ha un range di altitudine. Verde significa la specie era presente nel 2017 e non nel 1985. Quindi per l'ordine è l'ordine della altitudine media di ogni specie. Quindi questa specie, la prima specie, c'era quasi nella prima. Quindi grigio presente in tutti e due periodi. Questa specie era presente ad una quota bassa nel primo periodo, ma nel secondo periodo c'è un'estensione del range altitudine da qualche centinaio di metri, no? Rosso significa una perdita tra i due periodi. Oh, sugar, sorry. Quindi, questa specie, per esempio, ha perso la parte più bassa della sua distribuzione. Quindi vediamo che queste specie, you know, si spostano verso in alto,
Ma c'è un limite, ok? Il limite dell'altitudine in questo sito era 1400 metri. Interessante che queste specie, ovviamente sono le specie proprio di alta quota, le specialiste, ci sono quattro tutti rossi. Perché? Perché non c'erano nel secondo periodo. Perché? Probabilmente perché le temperature sono state troppo calde, l'habitat ha cambiato e non c'erano più, no? Quando ho raggiunto la cima della montagna non c'era nessun posto di, non so, di spostare. There was nowhere to go, si dice in inglese. So questo effetto sembra abbastanza comune. Ovviamente qui parliamo di estinzione locale, ma se succede ovunque ci saranno dei problemi. Questo effetto si chiama la scala mobile verso l'estinzione. Se avete capito come funziona nel tempo, eventualmente non ci saranno le condizioni adatte per queste specie di alta quota. Ok, un breve riassunto. Quindi abbiamo visto che le popolazioni di uccelli alpini sono generalmente in declino in Italia, ma anche ci sono andamenti simili anche in Svizzera, anche in Francia. Quindi sembra che c'è un problema generale. Per quanto riguarda effetti diretti, c'è un po' di evidenza degli effetti fisiologici e gli effetti sulla sopravvivenza della specie, ma poca evidenza. Perché poca? Perché questi effetti sono stati considerati solo per poche specie, forse sono più diffusi, non si sa, per come ho detto, gli uccelli alpini non sono ben studiati. Comunque, per quanto riguarda effetti indiretti, cioè lo spostamento del tree line, quindi lo spostamento delle specie verso l'alta quota, c'è evidenza. Okay? Ci sono molte prove, non solo per uccelli, ma anche per altre specie. Come siamo? Not bad. Ok, va bene. Allora, possiamo usare dati sulle distribuzioni delle specie lungo gradienti altitudinali o l'abbondanza delle specie lungo gradienti altitudinali per prevedere le distribuzioni nel futuro secondo diversi scenari di cambiamento climatico. L'IPCC, avete sentito dell'IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, okay? Questa organizzazione internazionale degli scienziati, pubblicano i scenari e il monitoraggio del clima regolarmente, so, e producono scenari così, okay? So, noi siamo più o meno qui, ok? Queste sono le previsioni per il futuro e questi scenari sono diversamente ottimisti, si dice? Ottimisti o pessimisti? Pessimisti? Ok. Right. So qui, sì, ok, se riusciamo a abbandonare i combustibili fossili, no, probabilmente hai ragione, fare più con energia rinnovabile, le temperature andranno così, se non facciamo nulla come adesso sarà un mondo abbastanza caldo. Ma possiamo usare i dati così con i nostri dati per fare le previsioni. Quindi l'abbiamo fatto per le montagne della provincia di Torino. Abbiamo fatto tanti transetti e abbiamo usato un approccio modellistico. Questo è l'habitat attuale della nostra area di studio. Notate in particolare la linea nera, il limite del tree line, anche le aree verdi, la foresta, e le aree gialle,
la prateria alpina, che come ho detto, spero che avete capito, adesso è un habitat molto importante. Se facciamo il nostro approccio moralistico, ovviamente i dettagli non sono di interesse a nessuno qui, ma comunque possiamo farlo. Per il 2080 vediamo una situazione così, ok? Tanta foresta, il tree line si è spostato ad alta quota e ci sono relativamente poca area di prateria alpina. Ovviamente una situazione così avrebbe conseguenze gravi per le specie della prateria alpina. Un esempio, lo spioncello, di nuovo una specie tipica della prateria ad alta quota, e secondo il nostro modello sarà una grande perdita di habitat. Quindi rosso significa che l'habitat è giusto, è adatto per le specie adesso, ma non sarà così nel futuro. Quindi sarà una perdita di habitat, secondo questo scenario, del 75%. Ok? Quindi potrebbe essere molto grave. Direi che ho scelto apposta lo scenario più severo, ok? Ma ci sono tanti scenari, abbiamo fatto tanti modelli con tante diverse assunzioni, eccetera, eccetera, per tante specie. E possiamo quindi riassumere i risultati, riassumere le previsioni per le specie. E non dovrebbe essere una sorpresa che i vincitori sono gli uccelli della foresta. No, aspettiamo che sarà un aumento della distribuzione di queste specie in montagna, cince alpestre, cince more, fringuello, lui bianco. Infatti c'è già evidenza che queste specie vanno bene, le popolazioni stanno crescendo. Sono dati da Svizzera, ma chiaramente è come aspettiamo. I perdenti, invece, di nuovo, non dovrebbe essere una sorpresa, sono le specie della prateria alpina, spioncello, col bianco, pernice bianca e fringuello alpino. Ma dobbiamo riconoscere che ci sono specie per cui non possiamo dire nulla. Perché? Perché non c'è coerenza tra le diverse previsioni o i modelli non vanno bene, eccetera, eccetera. Quindi c'è lavoro da fare, c'è ricerca da fare sulle specie come passero scopaiola, prispolone, eccetera. A questa parte devo consultare, sì, gli appunti. Sì, il limite degli alberi non è l'unico fattore che potrebbe ridurre l'area o anche la qualità dell'habitat per le specie della prateria alpina. L'attività sciistica sta crescendo globalmente. Okay? Non ho tempo di parlare di tutte le cose qui, ma è un'attività molto comune anche in Cina. No? C'è un incremento esponenziale dei sciatori, anche in Australia, no? È una popolazione relativamente piccola, ci sono poche montagne, ma comunque è un'attività molto popolare. Chi fa lo sci qui? Nessuno? No, poi aspettavo molto di più, francamente. Ma infatti non è un'attività con effetti particolarmente positivi per la biodiversità. Per esempio, sappiamo che in inverno l'attività sciistica aumenta lo stress del gallo forcello, effetti negativi, ma anche in estate, primavera, nella stagione di nidificazione ci sono effetti negativi, perché una pista non è un habitat ottimale per la maggior parte delle specie. Sappiamo, per esempio, che rispetto ad una prateria
naturale, ci sono, c'è meno diversità, meno specie, un'abbondanza più bassa sulle piste e anche negli habitat vicino le piste. Non solo per uccelli, ma anche per tanti altri gruppi tassonomici. Ok, non ho tempo di parlare di questo, ma questo è importante perché la gestione della pista può anche portare degli effetti negativi. In particolare, l'uso di neve artificiale ha effetti negativi sul suolo, sulla struttura del suolo, sulla biodiversità del suolo. E ovviamente l'uso della neve artificiale è sempre più comune perché non c'è la neve naturale. Dove sono? Oh sì, ma c'è già evidenza degli effetti del cambiamento climatico sull'attività sciistica, no? Nelle Alpi le piste da sci vengono abbandonate in alcune aree. E sembra che i trend stagionali nelle nevicate stiano cambiando, no? Nel futuro è probabile che le stazioni sciistiche si sposteranno verso ad alta quota, come gli uccelli. Il problema quindi è che le aree ottimali per le piste siano nelle praterie alpine e quindi c'è il rischio di una sovrapposizione maggiore tra le piste e la biodiversità alpina, o dove si trova i livelli alti della biodiversità alpina, no? Allora, di nuovo attraverso un approccio modellistico è previsto che ci sarà un incremento nella sovrapposizione delle piste e la distribuzione degli uccelli alpini, come scritto qui, non tutti, ma lo spioncello, il sordone, il fringuello alpino, anche fino al 20% in alcune aree. Un'altra minaccia potrebbe essere l'energia rinnovabile. Perché? Perché ci sono più fonti di energia rinnovabile in montagna. Vento e sole, per esempio. Okay? La radiazione solare è più intensiva, o più intensa si dice, intensa, ad alta quota, no? Quindi i pannelli solari saranno più efficienti in montagna. Certamente un paesaggio così non è bello per niente e non sappiamo quali sarebbero gli effetti sulla biodiversità alpina. Non lo so. L'ho rubato dall'internet, ma probabilmente no. Certamente c'era scritto era da Cina, ma io ho dei dubbi, mi sembra un po'. Ma comunque, è per illustrare il punto. No, se vuoi chiedermi, non ho tempo, ma c'è anche una storia in Svizzera, no, vi dico velocemente. In Svizzera succederà. Ci sono già piani approvati, ok? Dicevo cosa, non mi ricordo. Sì, non sappiamo quali sarebbero gli effetti sulla biodiversità alpina, ma se vogliamo l'energia rinnovabile, no? Per combattere il cambiamento climatico, forse dobbiamo considerare, dobbiamo fare le decisioni difficili così. Questa è una cosa per il futuro, ma il prossimo futuro. Ok, ho quasi finito la mia parte, meno male. Ma vorrei dire tre cose generali, ma importanti. Come ho detto,
Ok? Ovviamente ho grattato la superficie abbastanza, ma comunque gli uccelli alpini non sono ben studiati. Non sappiamo abbastanza, secondo me. Un po', ma non molto. Possiamo comunque fare delle previsioni del futuro, ma non voglio dire che queste previsioni sono certamente come sarà il futuro e come potrebbe essere il futuro. Okay? È utile fare le previsioni per avere dei possibili futuri, ma dobbiamo riconoscere che c'è un livello di incertezza nei scenari e nei modelli. Se vogliamo capire di più, se vogliamo fare i modelli più precisi, dobbiamo capire i meccanismi ecologici, cosa sono l'effetto di temperatura sul successo riproduttivo, sulla sopravvivenza, sulla migrazione, sulla dispersione della specie. Ok? L'ecologia di base, ecologia old fashioned, ma molto importante e necessario. Infatti ci proviamo sul Col Bianco, adesso passerò a Riccardo. Buonasera, sono Riccardo. Mi ha presentato prima Paolo, vi parlo un po' del nostro study system che abbiamo sul Col Bianco, che è questa specie. È una specie, come ha detto Dan già prima, tipica delle praterie alpine, non è presente solo lì come vedremo, però ve la presento brevemente prima con una breve descrizione morfologica. Come vedete, sulla sinistra abbiamo un maschio, sulla destra una femmina, vedete quindi c'è dimorfismo sessuale. È grande circa 15 centimetri, quindi poco più di un passero, diciamo, però è un migratore a lunga distanza. Cosa vuol dire migratore a lunga distanza? Qua vedete il suo areale globale, quindi la specie nidifica in estate in tutti i territori che vedete in arancione, quindi non è presente solo sulle nostre Alpi, per poi migrare attraverso il Mediterraneo e il deserto del Sahara e giungere in Africa, dove sverna, passa l'inverno in questa zona a sud del Sahara, per poi tornare da noi in primavera. Quindi, per vederlo un po' più nel dettaglio, qua avete l'areale un po' più marcato, vedete come è presente sulle Alpi da noi, ma anche sugli Appennini, ci sono popolazioni, come vedremo dopo, anche in Sicilia e Sardegna, e passa l'inverno in queste zone qua. Quindi capite che di strada ne fa abbastanza, però ovviamente i nostri non sono quelli che migrano più lontani di tutti, ma pensate che le popolazioni che nidificano, ad esempio in Canada e in Alaska, devono fare tutta questa strada, pensate quante migliaia di chilometri, e questa non è solo un'ipotesi, ma ovviamente sono stati studiati questi fenomeni con dei piccoli geolocators che vedremo più avanti, che sono dei dispositivi che vengono messi sugli individui che registrano la traccia, quindi loro vanno e poi tornano, i ricercatori scaricano i dati e riescono a costruire queste tracce. Quindi pensate, questo Col Bianco che nidifica qua in Canada deve attraversare, fanno magari delle piccole soste in UK da Dan e poi tirano giù e vanno in Africa. Quelli dell'Alaska attraversano, pensate, tutta l'Asia, pensate che fanno 30.000 chilometri l'anno in volo ed è grosso così. Il Col Bianco in Nord Europa, abbiamo visto, nidifica anche lì, è una specie di aree agricole, diciamo, quindi nidifica a basse altitudini, in terreni abbastanza piatti. Però da noi non è così. Vedete la distribuzione in Italia presa da Ornito, che è una piattaforma che tutti possono usare per immettere dei dati, molto usata da birdwatcher, che comunque chi va a fare birdwatching può decidere di immettere i dati lì, che poi verranno analizzati e usati per pubblicazioni. Vedete che è molto ben presente sull'arco alpino, però ci sono delle popolazioni anche in Appennino. Questa qua è un'area, una foto fatta nella nostra area studio, l'habitat tipico del Col Bianco. Vedete prateria alpina sopra la foresta montana con molte rocce sparse e lui si trova benissimo lì. Però
Ad esempio, c'è una popolazione nella piana di Gela in Sicilia, che non tutti sanno esista, che nidifica in questo ambiente qua. Quindi capite com'è versatile questa specie, no? Addirittura c'è un'altra popolazione in Friuli che nidifica sull'alveo di un fiume, addirittura. Adesso però ci concentriamo di più nelle nostre zone, quindi nelle Alpi occidentali. La nostra area studio è la Valtroncea, vi faccio vedere qualche foto dopo. Fa parte delle Alpi Cozie, siamo nelle Alpi occidentali in provincia di Torino e abbiamo questo grande progetto che è frutto di una grossa collaborazione tra l'Università di Torino, le Alpi Cozie, questo è il nostro dipartimento, ma collaboriamo anche con i francesi dell'Università Savoie-Mont-Blanc. Abbiamo questo monitoraggio dei nidi di cul bianco che va avanti appunto da questi anni e giusto per darvi qualche numero che mi sono fatto dire oggi all'ultimo, abbiamo inanellato, poi vedremo cosa vuol dire, più di 800 cul bianchi, abbiamo monitorato più di 315 nidi, quindi giusto per darvi qualche numero. Questa è la nostra area studio dove è collocata, è un parco naturale. E questa è una foto tipica della nostra area studio, quindi capite che lavorare in questi ambienti è bello. Cioè, immaginatevi, ci svegliamo la mattina, dobbiamo fare il nostro lavoro di campo, raggiungiamo queste zone dopo un'oretta e mezza di camminata, ovviamente, perché mai le cose facili. Studiare specie facili mai, sempre quelle più difficili che stanno in alta quota. E come vi dicevo, questa qua è una foto che vi ho fatto vedere anche prima, dove monitoriamo i nidi. Questa è Camille, che è una dottoranda francese che adesso sta facendo il dottorato con noi e si occupa, sta controllando dei nidi e vedremo dopo come. L'area studio è circa di 1 km², perché abbiamo selezionato ovviamente un'area ristretta per monitorarli, non è che possiamo girare tutto il parco. Il gradiente su cui lavoriamo, diciamo, è dai 1900 ai 2700, quindi si tratta di fare sempre su e giù, quindi anche attività sportiva. Questo è il cul bianco, abbiamo fatto diversi studi su questa specie, abbiamo studiato la migrazione sulla lunga distanza, come vi dicevo prima, quindi con l'utilizzo di questi geolocators. Questi geolocators sono diciamo uno zainetto che viene messo sugli individui con questi due lacci che vengono messi a mo' di zainetto sulle zampe che vedete qua, quindi lo zainetto starà sulla schiena e viene come posso dire, fatto passare dalle zampe, non dà nessun fastidio, ci sono diversi studi ovviamente su questa cosa, non provoca nessun fastidio all'individuo, registra la traccia, però ovviamente questo dispositivo non invia dati in tempo reale come GPS, perché la tecnologia non è ancora arrivata a quei livelli per queste specie così piccole. Bisogna riprendere lo stesso uccello e toglierlo per scaricare i dati con una USB, quindi immaginate lo sforzo che c'è dietro questa cosa. Poi questi individui sono stati anche inanellati, vedete che sia questo che questo presentano queste marcature, sono degli anellini di plastica, ogni individuo ha una combinazione di colori in modo da riconoscerlo a distanza, quindi io so che l'individuo giallo, verde, rosso, metallico, perché c'è sempre un anello metallico con un codice, è stato inanellato in quel nido lì, quindi se per esempio un signore è in Sardegna, in spiaggia ad agosto, il cul bianco sta migrando, mi vede il mio cul bianco, dice cavolo, devo segnalare questo individuo qua. E noi sappiamo addirittura che è stato inanellato da noi. Non è mai successo. La sopravvivenza è stata anche studiata con una serie di visite. Qua vedete un giovane, vedete che ha la sua combinazione, quindi attraverso una serie di visite, se io vado nella stessa area per tutta l'estate, in base a se vedo un individuo o non lo vedo, ovviamente se non lo vedo non è detto che sia morto, può essere anche lì, però aumentando il numero di visite, aumento di, si chiama la detectability di quell'individuo e quindi attraverso dei software statistici posso modellare, fare dei modelli di sopravvivenza. E poi abbiamo studiato la selezione dell'habitat, quindi tutto di quello di cui vi parlava Dan prima, cioè quali variabili ambientali sono importanti per questa specie, per studiarne appunto l'ecologia in un contesto poi di fare previsioni per il cambiamento climatico e conservazione della specie. Quindi partendo da questo, giusto per farvi vedere qualche traccia, qua abbiamo la nostra Valtroncea, la migrazione autunnale, quindi verso sud, e la migrazione primaverile verso nord. Queste sono le tracce dei geolocators che abbiamo scaricato. Vedete come i cul bianchi partono, si dirigono verso sud attorno a fine agosto, settembre. Qualcuno fa degli stop
in Sardegna, qualcuno sulle coste nord dell'Africa, perché comunque è un viaggio dispendioso. Immaginate, devono fermarsi abbastanza frequentemente per mangiare e riposarsi, non è che fanno una tirata unica. La tirata, come vedete, la fanno spesso nel deserto, perché il deserto è un ambiente ostile, quindi lì devo viaggiare abbastanza veloce. Faccio giusto qualche stop nelle oasi per fermarmi, mangiare e poi riparto e raggiungo i miei quartieri dove passo l'inverno a sud del Sahara, magari in mezzo alle zebre, alle giraffe. Poi in primavera vedete come la migrazione è molto più veloce. La grandezza dei cerchi ovviamente indica il numero di giorni di pausa che questi individui fanno. Quindi vedete come in primavera si fermano molto di meno perché hanno fretta di tornare verso i quartieri riproduttivi per iniziare la stagione. Qua vedete anche una femmina inanellata con la sua combinazione, forse si vede anche il geolocators qua sopra. Oltre alla registrazione delle tracce si possono fare anche tutta una serie di altri studi, quindi si possono monitorare il loro arrivo, vedete che arrivano intorno ad aprile-maggio, poi solitamente questa specie, siccome in teoria le aree loro riproduttive verso le alte quote sono ancora coperte dalla neve, sostano un po' sul fondovalle per rifocillarsi e poi si muovono verso le alte quote. Questi sono esempi di nidi. Vedete, nidifica a terra, nidifica sotto delle rocce, quindi all'interno di tunnel, ovviamente non li scava lui, però deve trovare dei siti idonei. Pensate che è una specie molto filopatrica. Cosa vuol dire filopatrica? Che è molto legata ai suoi terreni, ai suoi territori riproduttivi. Addirittura abbiamo individui inanellati, che quindi conosciamo la sua combinazione, che usano lo stesso buco da anni. Quindi immaginate, loro fanno il nido, partono, vanno in Africa migliaia e migliaia di chilometri per poi tornare nello stesso buco. Quindi pensate quanto sono legati alla loro casa. Questo è un nido, vedete i pulcini dentro, e queste foto si possono fare sia con endoscopi, quindi si infila, oppure questo, in questo caso penso sia stato fatto da cellulare che era abbastanza visibile. Con il monitoraggio dei nidi ovviamente noi facciamo ricerca, quindi dobbiamo scrivere pubblicazioni, articoli, facciamo tutta una serie di analisi. Quindi ad esempio in questo caso qua potete vedere che abbiamo la data di deposizione, quindi il giorno dell'anno, e qua avevamo calcolato il fallimento della nidificazione, che è una traduzione un po' brutta dell'inglese che suonava meglio, però avete capito, è il fallimento. Quindi vedete che all'inizio della stagione, quindi verso i giorni più precoci, c'è un alto fallimento della nidificazione mentre diminuisce con l'avanzare della stagione. Questo da cosa può essere dovuto? Predazione? Non si sa bene, dopo ne parleremo, però in ambiente alpino capite che è un ambiente abbastanza ostile, a inizio della stagione, primavera, può ancora nevicare, quindi non è raro che ci siano delle nidiate che falliscono perché arriva tanto così di neve dopo che magari c'erano 2 mesi che non nevicava più. Poi si possono fare anche questo tipo di analisi con la data di schiusa, quindi in correlazione con la massa dei pulcini. Quindi vedete una leggera pendenza della retta, i pulcini che nascono prima sono più pesanti e questo è un sintomo di qualità di pulcini, quindi un pulcino pesante è di buona qualità. Quindi vedete che c'è questo trade-off, si dice, questo compromesso tra nidifichiamo presto, possiamo fallire di più, però la qualità dei pulcini è migliore. Quindi capite che gli uccelli alpini si trovano in una situazione abbastanza difficile perché la stagione riproduttiva è molto ristretta, no? Inizia tardi perché ancora a causa della neve che è presente nei territori, però finisce molto presto perché in inverno a fine agosto può già fare freddo. Quindi devono riuscire a bilanciarsi a bilanciare queste due cose. Questo può essere dovuto, noi argomentiamo così nell'articolo, anche a causa del mismatch fenologico. Che cos'è il mismatch fenologico? In pratica c'è uno sfasamento tra i picchi di riproduzione, quindi io nidifico, ho i miei pulcini pronti che devo sfamare, e il picco delle risorse che il cul bianco mangia invertebrati, quindi insetti. Quindi se c'è questo sfasamento tra i due picchi, io ho i pulcini che devo nutrire ma non ho risorse da dargli, quindi però poi ne parleremo. Quindi
Il dottorato di Camille, che oggi non può essere qui presente, è quello di studiare il cul bianco come predatore preda. Perché? Perché è un knowledge gap, si dice, quindi c'è un buco nella conoscenza se riguarda queste cose. Non si sa molto sugli uccelli alpini, specialmente sulla dieta e come le dinamiche di preda-predatore sono influenzate. Quindi Camille ha raccolto dei campioni fecali, vedremo dopo come. Abbiamo usato delle tecniche genomiche come il metabarcoding per arrivare a capire cosa mangia il cul bianco, perché non si sa. Quindi arrivare a identificare le sue prede e le specie, le famiglie, gli ordini. Quindi campioni fecali, questa è una foto un po' così, però vabbè, è questo un campione fecale, questi sono pulcini. Sapete che gli uccelli da piccoli si sono evoluti per fare questi sacchi fecali, si chiamano, che i genitori possono prendere e portare via dal nido in modo che la pulizia sia mantenuta all'interno. Quindi raccogliendo questi campioni fecali, ne abbiamo raccolti 66, il dottorato è appena iniziato, quindi ha fatto solo una stagione di campo, divisi tra pulcini adulti, noi possiamo studiare la loro dieta. Oltre a questi campioni fecali, sono state fatte degli studi a livello proprio di habitat, quindi per verificare la disponibilità delle risorse, quindi tramite trappole a caduta, dopo vedremo delle foto, ma anche retini da sfalcio. Sono state raccolte le prede e studiare appunto qual è il picco nelle risorse e quando avviene, proprio per capire di più sull'ecologia di questa specie. Quindi qua vedete il retino da sfalcio, si fanno questi transetti dove si catturano le prede e si catturano anche con queste pitfall, si chiamano trappole a caduta. E qua vedete dei risultati preliminari, questi sono il numero di campioni presi e le famiglie di invertebrati. È molto utile fare questo tipo di studi perché si può studiare anche la fenologia, quindi l'andamento durante la stagione delle varie prede. Quindi qua avete i ditteri, che sono quelli più abbondanti, quelli evidenziati, ditteri, emitteri, menotteri, ortotteri, che sono le cavallette. Vedete come gli ortotteri, tra l'altro, sono quelli più abbondanti. Vi sarà capitato di fare una passeggiata nelle praterie alpine, sono ovunque, specialmente in tarda estate. Quindi di studiare la dieta, ma soprattutto le disponibilità trofiche di questa specie. Adesso abbiamo visto le prede, passiamo ai predatori del cul bianco. Una domanda fondamentale che può essere banale è: quali sono i predatori del cul bianco? Noi abbiamo diverse ipotesi. Pensavamo alla volpe, quali sono le specie che sono presenti di mammiferi e rapaci in alta quota? Volpe, ermellino, vipera, quercino, gracchio alpino potrebbe, le marmotte, i gheppi, martore, faina e quale altro? Non si sa. Nella stagione riproduttiva, monitorando i nidi, abbiamo calcolato la percentuale di nidi falliti, quelli in giallo, qua sulla sinistra, sulla destra, e quelli che hanno avuto successo. Quindi vedete che quelli che hanno successo sono abbastanza pochi. Quelli che hanno fallito, per cosa era dovuto? Vedete, la predazione è per l'83% dei casi, quindi oltre ad avere una stagione riproduttiva corta, le specie in ambiente alpino devono fare i conti anche con diversi predatori. Quindi abbiamo piazzato diverse fototrappole che riprendessero e questo è il nostro campione di specie che abbiamo trovato per adesso. Quindi 4 nidi predati da marmotta, 2 da gheppio e 5 da quercino. E adesso vi faccio vedere qualche bel video. Questa è una marmotta. Guardate la femmina di cul bianco come allarma, non ho messo il microfono, non importa. E guardate la marmotta come scava il nido e mangia le uova. Chi l'avrebbe mai pensato che una marmotta, che si pensava vegetariana, invece fosse uno dei predatori del cul bianco? Guardate come tranquilla si mangia le uova. E oltre alle uova è stata fotografata anche, non ve l'ho messa, a mangiare i pulcini. Quindi hai questa foto di marmotta col bavaglio di sangue che ci siamo rimasti un po' così. Ci sono anche altri video, ad esempio questo è un quercino che è una specie notturna. Tra l'altro voglio far vedere solo, guardate il 7 luglio la temperatura che c'è in basso a sinistra nelle alte quote, quindi temperature abbastanza basse. Guardate il quercino, entra dentro il nido e si porta via
un pulcino. Però non ci sono solo mammiferi, ma anche rapaci. Questo è un gheppio, che è un falco. Guardate, si infila nel tunnel. Tra l'altro guardate anche l'escursione termica, 25 gradi adesso. Guardate. E pensate che questo gheppio ha fatto avanti e indietro e si è preso tutti e 5 pulcini. Cioè adesso ne ha preso uno, andava via, li portava al nido, è tornato finché tutti i pulcini finiti. Quindi progetti futuri, si continuerà con il metabarcoding su campioni fecali tramite tecniche genomiche per continuare a identificare le specie di prede, e finire ovviamente di identificare gli invertebrati anche a livello proprio fisico. E in conclusione cosa possiamo dire? Che si è osservata dai nostri studi una variazione stagionale, abbiamo visto, nella massa dei pulcini e nel fallimento delle covate. Da cosa è causato? Ci sono diversi fattori, li stiamo studiando, potrebbe esserci una forte influenza dei predatori, e abbiamo scoperto anche predatori che prima erano sconosciuti come le marmotte, e continueremo a studiare la disponibilità di prede, tutto questo per capire la fenologia che, ripeto, è l'andamento stagionale delle risorse, ma anche della nidificazione della specie, per capire come può rispondere al cambiamento climatico. Ovviamente capite che per basare, fare delle trarre delle conclusioni abbastanza solide, è ovviamente fondamentale avere una lunga serie temporale di dati. Non possiamo fare studi su 2 anni e dire il cambiamento climatico, perché magari un anno è stata un'eccezione. Quindi più si ha una lunga serie di dati, più le tue conclusioni sono valide e basate su risultati scientifici solidi. Finito. Ripasso il microfono a Dan. Ok, grazie Riccardo. Solo 2 minuti. Sì, adesso per il cul bianco, a meno vero, possiamo considerare l'influenza del clima in 2 o 3 anni, ma non il cambiamento climatico. E per quello vogliamo stabilire uno studio veramente di lungo termine. Ci sono alcuni qui che sapremo degli studi dei, non so, cince allegre in Whiteham Woods o la balia nera in Gotland, no? 40, 50, 60 anni. Noi abbiamo 8 anni, non è male. Quando finirà Camille avremo 10 anni. A questo punto possiamo veramente fare le domande interessanti, anche di più in futuro. Perché il cul bianco? Come ho detto, è una specie tipica di prateria alpina. Come abbiamo visto, questo habitat probabilmente sarà minacciato, è minacciato adesso, no? Ma con il cambiamento climatico forse non ci sarà. What do I want to say? There will be less of it. Ce ne sarà di meno di questo habitat, ok? E perché il cul bianco? Perché è una specie tipica della prateria alpina. Secondo noi è un indicatore, è un sentinella, si dice, del cambiamento climatico, è rappresentativo di quell'habitat, degli altri uccelli della prateria alpina, anche della biodiversità in generale della prateria alpina. Se posso riassumere il messaggio principale della nostra presentazione in una frase, quindi direi che ci potrebbe essere meno spazio di quanto pensiamo lassù, ok?
tornando al grande quadro, è chiaro che siamo in un periodo di cambiamento rapido, sia a livello globale, sia... Oops, what did I do? Ah, sia a livello locale, no? Si vede le cose così ogni giorno. La gente parla sempre del cambiamento climatico in treno oggi, no? Abbiamo sentito Reggio Calabria, parlano sempre del cambiamento climatico, no? Quindi è un argomento molto presente, molto molto importante. Dobbiamo fare qualcosa, non solo per la Pretoria Alpina, per tutte altre cose. Comunque, per quanto riguarda la biodiversità alpina, non voglio finire in un modo negativo, per quanto riguarda la biodiversità alpina, non siamo senza speranza. Possiamo sviluppare delle strategie per gestire meglio l'habitat ad alta quota e per identificare le priorità di ricerca. Insomma, le nostre raccomandazioni sono: prevenire l'avanzamento della tree line attraverso il pascolo come strategia di conservazione. Possiamo fare qualcosa pratica. Io non avevo tempo di parlare del pascolo. Il pascolo è molto importante, no? Le prati alpine, onestamente, non sono habitat 100% naturali, no? C'è il pascolo, l'effetto del pascolo. C'è la transumanza probabilmente 7.000 anni fa, ok? Quindi, ok, non è un paesaggio naturale, ma è un paesaggio culturale. E ha valore, forse il pascolo porta anche una diversità più alta, no? Ci sono effetti positivi del pascolo e possiamo usarlo in un modo positivo per mantenere un habitat aperto. Questa è la prima cosa, no? Ovviamente non possiamo fare un elenco di tutte le strategie di gestione, ma questo è quello principale secondo noi. Dobbiamo anche pensare dell'attività umana. Ci piacciono le montagne, anche per, come ho detto, il nostro free time, il nostro tempo libero. Non possiamo chiudere le montagne all'uomo, sarebbe ridicolo, ma dobbiamo trovare i modi per andare avanti in un modo sostenibile. Piste da sci, ci sono modi per gestirli in un modo migliore, ok? Dobbiamo trovare modi per sfruttare dai fonti di energia rinnovabile in montagna senza danneggiare l'ambiente, o almeno minimizzare il danno. Per quanto riguarda la ricerca, la scienza, dobbiamo migliorare il monitoraggio della biodiversità in montagna. Sappiamo un po', in Italia non è male, ma comunque in generale, particolarmente a livello globale, sappiamo quasi nulla della popolazione degli uccelli o altri gruppi, altri tassonomici, altri organismi ad alta quota. Finalmente dovremo capire meglio i fondamenti dell'ecologia degli uccelli alpini. Vorrei ringraziare tutti i ricercatori, non noi, ma gli altri ricercatori che hanno contribuito al nostro progetto, e grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie Dan, grazie Riccardo. Beh, penso che ci sia tanti stimoli su ragionamenti e eventuali vostre domande, quindi se volete apriamo la
Le domande, subito Laura. Non lupo questa volta, eh? Che ci dice? Io ho una curiosità. Su due specie si vedeva che la sopravvivenza delle femmine era ridotta rispetto a quella dei maschi. C'è qualche spiegazione su questo? Sì. E la seconda è se questo poi può influire sul recruitment della popolazione, cioè su quanto si riproducono se diminuiscono le femmine per questa maggiore, minore sopravvivenza. Grazie. Sì, quindi l'effetto solo sulle femmine è quasi certamente dovuto alla dominanza dei maschi. Quindi quando il cibo è scarso e le condizioni sono difficili, quelli dominanti sopravvivono di meglio. Quindi questa è l'idea. Il reclutamento, non lo so, non hanno analizzato il reclutamento o conseguenze per le popolazioni praticamente, né per il greco alpino né per il fringuello, probabilmente lo farà Mattia Brambilla, ha fatto l'analisi sul fringuello alpino, probabilmente ci sarà un articolo tra poco su questo. Credo che, non so se hanno i dati, probabilmente per il greco alpino sì. Il fringuello alpino e Abruzzo credo che hanno solo i dati dai riavvistamenti, degli uccelli inanellati con anelli colorati. Ma di nuovo, voi vogliamo considerare una cosa così nella nostra popolazione, no? Serve, è un grande sforzo di fare cosa, fare monitoraggio dei nidi anche in allenamento, riavvistamenti, eccetera. È un grande lavoro, ma ci proviamo a fare quel lavoro a Valtroncea. Ecco, io volevo chiedere in merito al riscaldamento, al cambiamento climatico in atto. Abbiamo visto come gli ambienti ad alta quota salgono e si riducono perché le cime finiscono. Ma volevo chiedere in questo quadro il ruolo dello scioglimento dei ghiacciai. In realtà mette a disposizione, cioè il riscaldamento climatico determina lo scioglimento del ghiaccio che viene sostituito da ambienti quali la prateria alpina, per cui c'è un guadagno, e volevo chiedervi se avete provato a valutare quanto potrebbe essere questo guadagno, soprattutto in certe aree come le Alpi occidentali dove il numero di ghiacciai è molto elevato. Vuoi rispondere? No, you can. No, non l'ho considerato, ma seriamente è un'area grande, perché quanti ghiacciai ci sono, veramente sarebbe la compensazione. L'effetto netto, secondo me, sarà assolutamente negativo. Non so, anche quando un ghiacciaio si ritira, c'è veramente una prateria alpina o un campo delle rocce, e serve molto tempo per la formazione del suolo. Quindi io non sono convinto che mi potrebbe essere, ma non dobbiamo chiedere a Mauro Gobbi o qualcuno così. Non ho mai pensato, ma devo pensare di più. Ma io, sì, la mia prima impressione è che la somma più o meno sarebbe assolutamente meno. No? Non credo che ci sarà proprio una compensazione. È un'idea interessante. Comunque in quei ghiacciai lì arriveranno più piste da quel che abbiamo intuito, no? Mancando la neve sotto ci sarà una competizione su quegli spazi, quindi un utilizzo diverso. Abbiamo provato anche a coprire con dei teli ghiacciai della Presanella, ma abbiamo visto che non ce la facciamo. No, pensavo una cosa, in base alle mie conoscenze della montagna, no? Ormai molto, molto lunghe, il fatto che andiamo verso l'alto,
e che questi terreni adatti si diminuiscono sempre di più, a mio parere può portare anche al trasferimento di certe specie, per esempio la pernice bianca, facciamo il caso della pernice bianca, a mio parere è passata da delle montagne che si sono inaridite, perché insomma, per esempio nel Trentino c'è il Gaza, la Paganella, lì c'erano le pernici bianche e o sono morte o sono passate in Brenta, cioè in una montagna più elevata. E c'è questa migrazione laterale? Sì, allora, avevamo visto anche alcuni studi al CIO, al Convegno Italiano di Ornitologia, c'era una signora francese che aveva portato uno studio sugli spostamenti dei galliformi di alta quota, perché uno pensa la pernice bianca comunque è una specie abbastanza residente, non si sposta tanto, ma in verità anche loro fanno degli spostamenti abbastanza elevati di qualche chilometro. Ci può essere stato questo spostamento, però, come dicevamo prima, quella visione dall'alto delle isole. Se questi territori diminuiscono di estensione, capisci che anche lo spostamento tra una montagna e l'altra, anche se queste specie riescono a spostarsi, diventa sempre maggiore, perché queste isole è come se si riducessero di superficie, quindi aumenta la distanza. Quindi ci sarà anche quel problema lì da considerare per queste specie. Non conosco la situazione locale di queste montagne, però penso che non è, cioè, spostamenti, non conosco neanche la distanza tra queste montagne che le ha nominato, però non credo che riescano proprio a forse qualche chilometro ancora è possibile che ci sia una connessione tra queste montagne. Poi sì, certo, se c'erano poche coppie o un numero bassissimo di individui è possibile che siano morte o comunque siano sparite da questa montagna e siano sopravvissute su un'altra, o magari hanno colonizzato di là, si sono trovate meglio e sull'altra sono... Dipende anche dai cambiamenti ambientali locali, magari in una montagna è successo qualcosa che le ha disturbate, si sono spostate e sono rimaste di là. Ma ecco, sempre a proposito di sì, questo fatto proprio delle pernici bianche, in quella diapositiva che ha mostrato Dan prima, c'era quello studio sull'innalzamento della quota media delle popolazioni, che mi pare fosse 9 metri all'anno, sì, citavate, nelle Alpi centro-orientali. Sì. Invece, se ho ben capito, quelle in quelle occidentali non si è manifestato, non aveva, questo. Sì. C'è qualche spiegazione di questo? Sì, praticamente perché c'è uno spostamento dove le montagne sono più alte, dove le montagne sono più basse, non c'era, as you say, there was nowhere to go. Sì, non c'era, non c'erano nuovi territori da colonizzare nelle Alpi occidentali. Come non c'era un movimento perché hanno già raggiunto il massimo, non c'era spazio per espandere, probabilmente in quell'area era dove c'era il declino della popolazione. Cioè, pensavo fosse il contrario, perché sulle Alpi occidentali le quote sono mediamente più alte. Non quindi... so, credo che l'hanno spiegato così nell'articolo. In Svizzera. Cioè, forse era il qualche settore svizzero, un po' particolare, esatto, dell'occidentale. Perché sì, adesso io pensavo fosse un riferimento alle Alpi occidentali in generale. In cui, sì, insomma, credo che questa è la spiegazione nell'articolo. Non mi ricordo. Comunque, certamente in ecologia... ci sono tanti, è una sfida statisticamente, perché ci sono tanti effetti locali, quindi forse non si sa alla fine. Ho messo quel commento apposta perché non dobbiamo pretendere, si dice, che questi risultati sono ovunque, sono perfetti. Non è così. Ci sono andamenti generali, ma c'è variazione e spesso non si sa perché.
siamo tutti ecologi, non lo so, ma sappiamo che spiegare qualche volta queste cose è difficile. Quindi gli andamenti sono generali, ma ovviamente c'è variazione, no? Come ho detto, è per quello che è una sfida statistica. Noi praticamente siamo statistici, è vero. Ma sì, è un good point. Anybody else? Qualcuno vuole chiedermi dei pannelli solari in Svizzera? Sì, i pannelli solari in Svizzera. Com'è la storia dei pannelli solari? No, I'm not going to tell you now, because nobody asked. I'm offended. No, te la racconto. Allora, go on, c'era questo ragazzo che è ricercatore a SEMPAC, l'Istituto Svizzero di Ornitologia, Christian Schano, che hanno iniziato questo progetto di monitoraggio di questa area che hanno designato in Svizzera, dove si farà questa, si chiama farm, questa fattoria la chiamano, di pannelli fotovoltaici, no? Perché ovviamente salendo di quota l'irradiazione è maggiore, quindi hanno pensato perché non utilizzare le praterie. Più sole, no? Praticamente in Svizzera le valli sono nuvolosi, sì. No? Perché le montagne sono sopra le nuvole, quindi anche quello. No? Sì, anche da noi succede che hai quella situazione nel fondovalle dove hai le nuvole, le cime sono fuori e sono... soleggiate. Quindi il fatto di mettere pannelli fotovoltaici ad alta quota sulle praterie alpine comunque produce energia, però questo ha, capisci che è un'ulteriore minaccia. Ha detto 200.000 pannelli solari. Sarebbe come quella foto. È assolutamente incredibile, è una parte della strategia nazionale svizzera per produrre più energia rinnovabile, perché loro importano sempre i combustibili fossili, non sono autosufficienti per niente. Ma questo è una, non so, è una cosa da discutere, perché vogliamo avere più energia rinnovabile, ma potrebbe essere un costo, non è facile, ma probabilmente... Tutti sanno le storie, le minacce, le difficoltà dei wind farms, come si chiamano? Le turbine, sì. C'è un rischio opportunamente ai rapaci, quindi ci sono dei costi. Che cosa possiamo fare? Dobbiamo trovare dei modi per andare avanti, sì, in un modo sostenibile, uguale per farlo. Io non voglio... se qualcuno vuole andare a sciare va bene, ma ci sono modi per gestire meglio le piste. Non lo fanno, ma forse non lo fanno perché nessuno ha detto è facile fare un po' di meglio con un poco lavoro, no? Come abbiamo discusso prima. Quindi non so, c'è comunicazione, c'è la volontà, adesso siamo sempre più separati, polarizzati, no? Infatti dobbiamo trovare modi di parlare, trovare le soluzioni come, non so, come una società giusta, non una società che sempre fa la guerra, non so. I don't know. Commenti? La velocità. Penso che come velocità massima possa arrivare anche ai 40 km all'ora. Secondo me ci arriva. Avevo letto qualcosa. Questo è il vento in coda. Sì, poi dipende sempre, la migrazione dipende spesso dai venti di coda, quindi ci sono tante variabili da considerare. Non mi ricordo, da Valtoncea a, non lo so, l'area di sfernamento. C'è un tipo un mese, sì. Forse di più. Sì, intorno a un mese per raggiungere le aree di svernamento, perché fanno queste soste dove si riposano. La migrazione autunnale è molto rilassata comunque rispetto a quella primaverile, perché non hanno fretta di andare a riprodursi. Però quando devono attraversare il Mediterraneo devono farlo in un botto. Tornando al discorso tuo, Dan, di prima,
interessante questo aspetto. A parte, adesso poi possiamo anche andare pian pianino in conclusione, ma noi oggi abbiamo visto come i dettagli della ricerca ci aiutano a capire e comprendere dei cambiamenti che stanno avvenendo e poi forse in un certo qual modo, guardando delle specie, affezionarci. Oggi abbiamo tifato col bianco, due conferenze fa parlavamo della marmotta e parlavamo della marmotta che sta cambiando il suo areale per cambiamenti climatici e tutti dicevano, pensavano alla marmotta. Oggi abbiamo detto quella bastarda lì, si sta mangiando le uova il giorno del Pasqua e del col bianco. Quindi c'è questo aspetto dell'amore verso gli animali che ci porta a tifare per questo o per quell'altra considerazione. C'è un aspetto invece di tipo ambientale che oggi è emerso con qualche difficoltà, ma che emerge, cioè l'amore verso quel contesto d'alto montano che è la nostra montagna, che ci porta a riflettere poi su quali scelte fare. E oggi penso che abbiamo parlato da un lato di come dell'energia pulita potrebbe essere positiva, i pannelli fotovoltaici, poi li vediamo in cima alle montagne, ci sorprendono. Come territori che ci piacciono frequentare per lo sci o semplicemente per l'escursione con ciaspole o quant'altro, diventano poi luoghi che possono essere, diciamo così, maltrattati o trasformati. È chiaro che tutto questo porta a dei ragionamenti di dialogo e quindi questo è forse l'elemento che sta a fianco del potere, di quello che è di avere l'amore e la curiosità verso gli elementi della natura, no? E quindi gli elementi del paesaggio dove viviamo, questi ragionamenti capiamo che solo attraverso, e questo è il discorso tuo finale, penso, Dan, vadano affrontati non con tante separazioni, semplificazioni dei temi, ma sapendo bene la complessità degli argomenti e sapendo bene che per trovare soluzioni dobbiamo riaprire quei ragionamenti a 360 gradi, accettando le diversità di opinione e di visione, per trovare delle soluzioni che poi portano anche a ragionare sulle economie presenti sul territorio, su quegli elementi che noi ragioniamo oggi in un momento di pace e non in un momento di conflitto che può essere pesante, come quello che sta accadendo in un continente o in vari continenti, poi ci dimentichiamo dell'Africa, che ha tutti i suoi cambiamenti. La storia del Cumbianco potremmo vederla nel suo elemento di sverramento, dove il cambiamento climatico coincide con altri luoghi. Quindi questo per dire come la scienza, come l'approfondire temi di ecologia, oggi sempre più diventa una scienza, diciamo, sociale, una scienza di dialogo e di confronto. Quindi direi che grazie a Dan, grazie a Riccardo, grazie anche a Camille che doveva essere qui con noi, ma sì, che sappiamo che per usura di alta quota, forse, non lo so, o se per sport, sport arrampicando, ecco, andato a disturbare i nidi. No, penso indoor. No, vabbè, facciamo tanti auguri, sperando di trovarla prossimamente in altri temi. E comunque abbiamo visto oggi come questi argomenti aprano a tante altre riflessioni, quindi dalla nostra osservazione alle cose complesse che i ricercatori fanno, sappiamo poi che c'è dell'altro, che è quello del dialogo col territorio e con chi ci sta attorno. Quindi grazie intanto a voi e grazie a voi tutti e appuntamento. Okay. Grazie Paolo, grazie a voi. La prossima volta, che sarà il 10 aprile, saremo sempre nel settore degli uccelli, questa volta in un contesto geografico più ampio, sarà il Mediterraneo, e parleremo con Jacopo Cecere e Simona D'Imperio dell'Istituto Superiore per la Protezione, la ISPRA, ricerca ambientale, parleremo di migrazioni, spostamenti di uccelli, quindi in un contesto, diciamo, di ambienti di bassa quota, frequentati anche da noi umani, che rappresentano le coste del Mediterraneo, con tante anche lì questioni, e dove parleremo appunto di quel che sta accadendo e di come questi animali sanno muoversi in un contesto di mare tra un'isola e l'altra, in isole questa volta di bassa montagna, non in cima alle vette. Quindi siete invitati a tutti a dopo Pasqua, intanto buona Pasqua a tutti. Grazie, con largo anticipo.